mia da fior a fior, con dolcezza e con amore, vai tu per me. Mia felicità vive sol di realtà vicino a te, voglio vivere così col sole in fronte e felice canto beatamente, voglio vivere e goder l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. L'impertinente menestrello dell'amore, ah, ah, la fiorita delle piante tiene allegro sempre il cuore, sai perché. Buonasera, ben ritrovati. Peccati e virtù di provincia, il tema di questa sera. Da una parte i vizietti, le storie di corna, le agendine sexy, quella provincia raccontata dal film Signore e Signori di Pietro Germi, che in questi anni ci ha marchiato. Dall'altra parte invece una provincia intesa come forza motrice dell'economia, fucina di grandi imprenditori e laboratorio di idee, molto spesso vincenti. Di questi temi parliamo stasera con i nostri ospiti, che sono Vittorio Filippi, sociologo dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Ben Buonasera. Trovato Filippi. Grazie. L'avvocato Fabio Capraro di Treviso, autore tra l'altro di questo libro La diffamazione a mezzo stampa. Dopo vedremo se nella provincia veneta ci si querela molto. L'imprenditore Massimo Colomban, buonasera, benvenuto. Il vicegovernatore del Veneto Luca Zaia. Buonasera. Buonasera. Alessandra Cicogna, giornalista. Buonasera. Direttrice di Gotha e anche direttrice del giornale Il Billionaire di Fabio Briatore, quindi una che il mondo insomma la conosce bene. E infine Lorenzo Biagi, filosofo, nonché giornalista, politico, ha diretto anche La vita del popolo, quindi insomma uno che le province insomma le conosce molto bene. E le diocesi. E le diocesi, Filippi, è vero. Prima di iniziare il confronto, il dibattito, come sempre andiamo a vedere la nostra scheda, che è stata curata da Anna Maria Parisi. Innocente, allegra, divertente, giocosa e impegnata, saggia, equilibrata, operosa e fantasiosa, ma pure irriverente, bugiarda, pettegola, invidiosa, annoiata, immatura. Gente di provincia, vivaio di quel bagaglio culturale che la contraddistingue dalla massa, fedele registro dei mutamenti sociali. Gente di provincia, con i suoi peccati e le sue virtù. Uomini e donne iniziatori di nuovi generi, imprenditori capaci di esercitare un'influenza sul piano creativo, economico e produttivo, dove l'attività artigianale e quella industriale sono strettamente collegate e territorialmente largamente diffuse. Mario Moretti Polegato, trevigiano di Montebelluna, diventato uno degli uomini più ricchi d'Italia. Ci sono dei cervelli italiani che continuano a lasciare questo paese per andare, per esempio, in America. Ci sono inventori in tanti settori. La mia esperienza è stata quella di inventare un processo innovativo su un settore industriale che è la scarpa, però che ha creato altrettanta fortuna. La differenza è che io ho deciso di rimanere in Italia e quindi sto dividendo la fortuna dei miei successi in questo paese con molti ragazzi che ho stimolato, che ho fatto credere nelle mie idee e che continuiamo a investire in questi ragazzi. Gente che grazie alla sua dedizione e capacità organizzative ha colmato e colma le lacune del pubblico, talvolta assente nel campo educativo, culturale e sociale. Famiglia Benetton Docet. This is from me to you, this song. Gente figlia di un Veneto cattolico ma anche della Resistenza, è il caso di Tina Anselmi, icona di Castelfranco Veneto nel Trevigiano, passata agli annali come la prima donna italiana chiamata a fare il ministro. E che dire ancora della vituperata, bacchettona e utopista Lina Merlin?
la senatrice di Pozzo Novo di Padova, inchiodata alla legge che porta il suo nome. Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Una provincia ribellista che scende in piazza e protesta contro il governo, riuscendo a mettere in difficoltà la maggioranza stessa. Leader politici, imprenditori e poi scrittori, narratori e poeti, come l'uomo dell'altopiano Mario Rigoni Stern e Andrea Zanzotto, definito da Ungaretti il più grande poeta del Novecento. Provincia, terra di grandi sogni e di campioni che li realizzano. Giunti a questo punto qualcuno potrebbe obiettare dicendo tutte adulazioni. Effettivamente la lusinga serve a poco con persone di buon senso. È superficiale, falsa e inefficace. Pietro Germi fotografava così, più di 40 anni fa, i provinciali di Signore e Signori, scegliendo come palcoscenico simbolo di tutte le province quello che, a suo vedere, meglio rappresentava l'arte della pruderia, Treviso. Calco al maschile di irretibili libertini e di dame solo in apparenza inaccessibili e riottose. Signore e Signori, pellicola diventata oramai un riconosciuto riferimento della vita bohemienne, labile, fugace e precaria di una provincia votata ad autocondannarsi in nome del peccato più economico, l'adulazione o peggio, la menzogna. Biografie di provincia, storie di grande effetto mediatico, come quella di un noto avvocato di Conegliano che decide di togliersi la toga per vestirsi da donna a causa di un calendario. Sono una donna, non sono una santa, tu lo sai. E poi c'è un'altra storia, quella di un'avvocatessa e dei suoi tanti amanti che fanno rientrare dalla porta del pubblico quello che era stato cacciato dalla finestra del privato. Guarda, non fanno che parlare solo di questo, non parlano d'altro, da stamattina alle 8 e adesso fra un'ora chiude il tribunale e resta sempre l'argomento principale. Chi è? Ovviamente chi è questo avvocato che ha suscitato questo scalpore? È la storia di una agendina dimenticata in un'aula di tribunale, di chi l'ha ritrovata e riconsegnata alla legittima proprietaria, già ribattezzata la Castellana del Foro di Treviso. Un'avvocatessa civilista che ha riempito i sogni, ora incubi, dei suoi vassalli. Un bottino di desideri, soddisfazioni e volute rinunce. Bottino fatto di incontri clandestini nei bagni e parcheggi del Palazzo di Giustizia. Potrei definire come una vicenda quasi adolescenziale. Non è stata una notizia che ci ha rincuorato. Un momento difficile per l'avvocatura, impegnata in un confronto difficile per la riforma dell'avvocatura. Notizie del genere non possono che gettare discredito sull'immagine della nostra professione. Cofanetto di contorsioni erotiche, con tanto di voti, giudizi e commenti sulle sfiancanti prestazioni ricevute. Ritratti personali, da cavrie e battaglie private che ridiventano pubbliche quando dall'offesa si giunge agli estremi della diffamazione. 99 uomini su 100 avrebbero detto: tienti pure la pantegana, no, si dice zoccolo, pantegana. Così Iva Zanicchi apostrofava in diretta Buona Domenica la bella e inquieta Melita. Zoccolo, zoccolo, si dice zoccolo, pantegana. Affranto, ecco come appare il papà di Melita, il signor Toniolo, che non ha affatto gradito il commento dell'Aquila di Ligonchio. E le parole hanno un significato, cioè io non ho studiato tanto, però sa quando uno offende e lei ci è riuscita in pieno. Adesso lei cosa ha intenzione di fare? Ha intenzione di sporgere querela nei confronti di Iva Zanicchi? Intenterà una causa legale? Ma non lo so. Per diffamazione? Ma mi sono informato tramite un amico legale. E lui mi ha detto che non ci sono problemi, vieni qua. Quindi lei adesso ha 3 mesi di tempo per capire che cosa intende fare. Esatto, anche magari mi son consultato già con i miei familiari qua. Dopo ascolteremo anche Melita, comunque abbiamo 3 mesi di tempo, vediamo. Nei 3 mesi finirà anche il Grande Fratello. What a wonderful world. Gente di provincia, con i suoi difetti, i suoi peccati e le sue virtù.
Ecco, allora abbiamo visto le due facce della provincia, la provincia che va, che fa, che produce, che ha fantasia, e poi dall'altra parte c'è invece una provincia, chiamiamola più leggera. Dottor Filippi, orgogliosi di essere provinciali? Direi di sì, perché essere, mi è piaciuta la scheda, perché essere provinciali oggi vuol dire riconoscere in realtà il Nord-Est, perché il Nord-Est, a differenza di altre zone d'Italia, Nord-Ovest e del Sud, è stato il modello di provincia vincente, cioè di piccole dimensioni urbane, aziendali e così via, che si è dimostrato vincente nella competizione. Per cui io direi, al di là dei peccatucci, che indubbiamente ci sono, ma le grandi virtù della provincia sono state proprio nell'essere provincia e nell'essere si mantenute tale nella competizione internazionale o globale. Credo che questa sia anche la strada per il futuro, rimanendo appunto nella dimensione che io trovo squisitamente anche più umana, più di qualità della vita, che è appunto la dimensione piccola e media della provincia, appunto, del Nord-Est. Avvocato Capraro, l'avvocato a volte è come un confessore, quanti peccati? Beh, quanti peccati, sì, effettivamente la provincia dall'altro lato offre anche un certo tipo di vitalità dal punto di vista anche dei vizi, e questo è indubbio, però penso che sia caratteristico anche delle grandi città al giorno d'oggi. Non vedo più come una volta nella provincia il centro del peccato, ecco, quindi dall'epoca di Germine è passato di tempo, quindi non... Dottor Colomban, qua noi siamo a Treviso, dove appunto è stato girato quel film, erano gli anni 60. Nel censimento del 1961, su 100 case, 61 insomma, che poi non è neanche così lontano, 100 case, su 100 case 48 erano senza acqua, 52 senza gabinetto, 15 senza luce elettrica, 86 senza i termosifoni. E il reddito pro capite era addirittura sotto la media italiana, mi conferma. I primi anni 70, perché si arrivi al livello medio nazionale. Poi siamo diventati, o meglio, siete diventati quello che siete diventati come imprenditori. Ma diciamo che il Veneto è contraddistinto soprattutto da una grande laboriosità, da una grande capacità imprenditoriale, dinamicità, che ci proviene dai geni, secondo me. Cioè, è notoriamente un popolo di navigatori, perché avevamo le merci da trasportare o al nord o verso il mare, quindi i veneziani e la Serenissima Repubblica ne sono un esempio, e quindi questi genomi che ci portiamo dentro ci portano a essere dinamici. Dinamici, qualche volta l'agricoltura ha prevalso, quindi per certi periodi storici, e quindi qualcuno ci descrive magari bigotti, eccetera, che il bigottismo non è tanto una mancanza di intelligenza quanto una mancanza di capacità di comunicazione alle volte, e questa la paghiamo con queste denigrazioni piuttosto feroci che hanno fatto qualcuno, diciamo, ponendosi quasi sopra le parti o ponendosi come sul piedistallo in grado di giudicare. Parliamo di Santoro, per esempio, ecco, l'esempio più eclatante e più denigrante della nostra intelligenza e capacità lavorativa è senz'altro questa persona. Io credo ci che raccontano male, insomma. Non sappiamo comunicare, quindi non sappiamo piacere. Comunicare. Non sappiamo comunicare. Zaia, lei che è un comunicatore, poi tra l'altro. Ma io direi che non c'è. Beh, Biagi ovviamente non è d'accordo. Ma gli basta... L'abbiamo chiamato per questo. Ho detto soprattutto. Gli basta sentire il mio cognome per dire no. No, a parte questo, io vorrei dire una cosa. Sono convinto, Filippi ci potrà essere anche giusto il testimone, visto che poi è la sua attività questa, che non è che la provincia abbia qualcosa di particolare, forse l'unica particolarità che ha è che avendo, come si può dire, un gruppo ristretto di persone che si conoscono, i fatti si conoscono molto di più, poi le dinamiche sono quelle delle città, delle metropoli, cioè, quindi la chiacchiera qui rinvigorisce il fatto, questo, tutti si conoscono e questo aiuta queste dinamiche. Poi il fatto che noi, diciamo magari che negli anni 60 avevamo il reddito pro capite più basso rispetto alla media nazionale, questo è facilmente dimostrabile, perché la media nazionale era data da grandi città che venivano invase dagli operai, dai lavoratori del sud, e quindi ricordiamo che si abbandonarono le campagne perché la scelta di vita per la qualità della vita era quella di andare a vivere in città. Poi è stato l'inverso. Poi è stato l'inverso, questa è la verità.
Per cui non, forse ne abbiamo avuto la fortuna, sfortuna poi del film di Germi, che ha un po' galvanizzato, ha dato più euforia a tutta questa chiacchiera sulla provincia. Poi quello che combinano i trevigiani è esattamente quello che combinavo i parmensi. Io ho studiato a Parma e le chiacchiere erano identiche, proprio identiche, fotocopiate, piuttosto che i milanesi in metro, che vivono in città metropolitana. Direi che non c'è nulla di diverso, obiettivamente. Biagi, più peccati o più virtù in questa provincia veneta? Ma io credo che se si guarda con un po' di equilibrio, di oggettività, noi scopriamo che questa in realtà è una provincia che ha molte più virtù che peccati. Su questo io ricordo un giudizio che ho sempre condiviso del grande Giorgio Lago, indimenticato, giornalista di razza che ha inventato il Nord-Est. Lui diceva a questo proposito che il Nord-Est, la provincia insomma veneta, soprattutto non ha l'informazione che si merita. In un certo senso anche il discorso di Colomban da questo punto di vista è vero, ha un fondo di verità. Chiaro che la tendenza è quella di enfatizzare i peccati, perché i peccati fanno più notizia e più facilmente hanno e mettono in moto quei meccanismi di chiacchiera che sono anche più legati a determinati tipi di atteggiamenti e configurazioni comportamentali. Io credo che però se noi facciamo appunto un bilancio equilibrato e critico, guardando anche la storia con i dati che ricordava adesso il sociologo Filippi e anche gli altri, questa è una terra che a mio avviso ha molte virtù, non le ha sapute vendere tutte bene fino in fondo. Per esempio, provocatoriamente, un modo per l'agendina ha fatto notizia e siamo finiti anche sui giornali nazionali, eccetera. Ma la provincia di Treviso, per esempio, negli ultimi 10 anni è la provincia che ha la presenza quantitativamente più alta di iniziative basate sul volontariato, sulla mutualità, cioè una grande virtù sociale e civile. Si parla di 70.000 volontari e quasi 900.000 gruppi no profit. Esatto, ecco. Quindi voglio dire, c'è un mondo virtuoso che purtroppo non accede a quella soglia di comunicazione. Sappiamo però, insomma, lei Biagi, un giornalista come me, chiaro, la bella notizia non fa notizia. Purtroppo è sempre così, fa più rumore, no, quel famoso, ecco. L'albero che cade. Sì, esattamente, piuttosto che... Allora, da questo punto di vista io credo che dobbiamo trarre lezione. Prima di tutto sono contento e ho apprezzato moltissimo il servizio che avete preparato, perché dentro aveva ha accettato di affrontare la sfida di andare oltre il cliché di signore e signori. Questo è bello e questo noi dobbiamo cercare di farlo. Io credo che quel cliché ci abbia inchiodato attorno a degli stereotipi che non corrispondono, guardi, non solo gli aspetti, per carità, ci sono i peccati, i peccatucci, eccetera, ma a questo fondo, a questa solidità, che poi fa di noi una razza, tra virgolette, molto anche contraddittoria, molto dialettica, perché è venuta fuori questa contraddittorietà del servizio. Ma io credo che oggi, in questi tempi in cui l'omologazione è a ribasso sul piano dei valori e del costume è spaventosa, qualche contraddizione fa bene, perché aiuta a prendere anche coscienza di sé. Cicogna, direttore o direttrice, come si dice, come ci vedono quelli del Billionaire? Come vedono la provincia veneta? Allora, ti devo dire che come ho visto la scheda mi è venuto in mente un titolo che avevo messo a un'intervista di Flavio Briatore, che è uscito nel magazine del Billionaire, che era appunto la sua filosofia, che è work hard, play hard, ossia lavorare tantissimo e divertirsi altrettanto. Da quello che ho visto anche nelle nostre province, ben venga il divertimento, soprattutto perché si è molto costruttivi e si fa molto. Mi chiedi del Billionaire, la persona che io ho visto più, non dico venerata, ma sicuramente trattata col massimo rispetto al Billionaire è stato Luciano Benetton, che è stato un po' anche lo scopritore dei talenti di Flavio Briatore. Quindi al Billionaire ci sono molti veneti e ci sono anche i veneti che contano, i veri imprenditori, persone che si sanno divertire molto e che sanno lavorare molto. Per quanto riguarda la cosa che dicevi prima, ormai sono parecchi anni che sono giornalista, ma mi ricordo, non so se l'avevano detto anche a voi, all'inizio tra i vari assiomi
che le tre cose che fanno notizia sono le tre S: soldi, sangue e sesso. Quindi, purtroppo, quando succede qualcosa di un brutto incidente è una notizia, quando ci sono tanti soldi, un evento, o quando si parla di sesso, sono le tre prime cose che fanno parlare. Biagi, appunto, prima parlava di Lago, che aveva raccontato il Nord-Est, poi effettivamente il Nord-Est è stato un fenomeno ampiamente raccontato attraverso storie, uomini e anche prodotti. Concorda Colombano su questo? Assolutamente. Sì. Siamo stati una bella vetrina, ecco, da quel punto di vista, la vetrina del fare, cioè di una provincia che in qualche modo, come facciamo noi questa sera, da una parte aveva la rappresentazione di una provincia così leggera, frivola, però dall'altra correva, camminava. Anche un fare, permette di un fare creativo, intelligente. Non è vero, per esempio, che concordo quello che diceva l'avvocato, mi pare se non ho capito male, questa idea del bigottismo che è anche assenza di intelligenza, di perspicacia. Insomma, questo andava bene forse agli inizi del secolo scorso, quando purtroppo il Veneto era la regione che in Italia aveva il tasso di analfabetismo più alto. Ma c'è stato un fare che nella prima fase è stato appunto semplicemente, diciamo così, uno sforzo grande di recuperare posizioni. Ma poi è diventato un fare creativo. E casomai oggi l'autocritica che ci facciamo è che questo fare ha perso un po' di quella creatività di qualche anno. Bisogna investire di più, bisogna essere più coraggiosi e percorrere di più questa strada della creatività. Certo. Zaia, tre virtù delle province venete. Tre virtù delle province venete. Ma direi innanzitutto il volontariato. Il volontariato è questo lavoro no profit che si fa. Si dice che una persona ogni cinque in Veneto fa comunque un'attività di volontariato. La laboriosità e sicuramente saper poi investire anche nel tempo libero, perché poi questo è anche questo un valore. La virtù, poi, anche visto che lei, insomma, è assessore del turismo, credo la virtù di saper offrire comunque un prodotto che è quello del... Ma su quello potremmo ragionare a lungo. In che senso? Nel senso che io sono convinto che ancora comunque rispetto all'ospitalità e a quanto si può dare e vendere del Veneto c'è molto da fare. E questo lo dimostrano dei contesti territoriali turistici che sanno vendere alla grande ed altri che non riescono a decollare. C'è un problema di uomini. Sentiamo Colomban, visto che lui è del settore, nel senso che è un uomo che ama le sfide impossibili. Mi pare così avesse detto qualche anno fa una rivista nazionale. Aveva costruito questa Termastelisa. Poi alla fine ha deciso di strambare, no? Come si dice in gergo. Non è che ho strambato, diciamo che dopo 8.000 ore di volo e un'intensa attività portata avanti per una trentina d'anni sui mercati internazionali, avevo deciso di ritirarmi. Poi in realtà dopo pochi mesi che mi sono rilassato ho pensato bene di mettermi a fare qualcosa di utile. E quindi le sfide devono essere continue, finché c'è vita c'è speranza, quindi finché c'è vita ci deve essere dinamicità. Io ricordo che poi tutto quello che è immobile è morte, quindi l'azione è vita e quindi guai fermarsi. Questo vale per qualsiasi settore, vale per qualsiasi economia, vale per l'amministrazione pubblica che purtroppo invece è immobile. E quindi, ritornando al Veneto, però al Nord-Est, io credo che ho vissuto 30 anni, quindi più all'estero che in Italia, l'80% del mio